Questo meraviglioso ruolo e non è il primo che debutto qui perché in questo teatro e sono veramente affezionata, questa è un po' casa mia, la mia seconda casa diciamo, ho debuttato prima la Musetta nella Bohème di Puccini ed è stato il mio primo ruolo in assoluto in teatro e poi ho debuttato anche la Mimì sempre nella Bohème e in seguito ho cantato diverse opere qui e questa volta sono veramente felice di poter debuttare questo ruolo meraviglioso, impegnativo e sono felice di farlo accanto a questi miei due amici. Possiamo anche noi, no? Anche noi, tantissimi. Sì. Io ho debuttato qua tantissimi anni fa, il mio primo ruolo italiano, lo avevo già debuttato all'estero, ho cantato il Don Ottavio e il Don Giovanni, mi è stata data questa bellissima opportunità. Poi sono riuscito a portare questo ruolo in tantissimi altri teatri in tutto il mondo. Io ho avuto la bellissima possibilità di debuttare Don Ottavio e Don Giovanni qui in Fenice ed è stata per me la prima volta con questo ruolo in Italia. Poi questo ruolo l'ho portato un po' in tutto il mondo e ogni anno periodicamente sono stato qua con sia ruoli da debuttare sia ruoli già fatti. Per esempio quest'anno ho avuto la grande gioia di fare un doppio debutto, cioè a marzo ho potuto interpretare Oronte nei Lombardi della Prima Crociata, che non si faceva qua dal 1844, quindi proprio dalla prima stesura di Verdi, e adesso debutto proprio in Marrigo nel Trovatore, quindi sono veramente entusiasta e devo dire che torno sempre molto volentieri qua e mi viene data questa possibilità perché, come ha detto Francesca, ci troviamo proprio in una seconda casa, in una famiglia, e quindi abbiamo questa gioia di poter e tranquillità di poter debuttare e cantare serenamente tutto quello che ci viene proposto. E questa è la mia seconda volta qui al Teatro La Fenice. La prima è stata in una Bohème, con appunto il debutto di Francesca, di Mimì. E io all'epoca cantavo Marcello, sono passati credo 6 anni, abbiamo fatto i calcoli più o meno qualche giorno fa durante le prove, che sono passati 6 anni. Essere qui di nuovo è veramente bellissimo, come hanno detto i miei colleghi e amici, chiaro, e la cosa più bella del Teatro La Fenice è che veramente possiamo debuttare, possiamo provare, fare errori durante le prove, senza avere una grossa pressione, perché è un teatro che ci fa sentire veramente molto coccolati e ci aiuta in questo percorso a questi grossi debutti che penso che per tutti noi sono qualcosa di veramente importante. Per quanto mi riguarda sicuramente è un grande step perché per il baritono insomma è cantare un grande ruolo verdiano come può essere appunto il Conte di Luna. È una sciocchezza, però è veramente un sogno ed è bellissimo farlo qui, appunto protetti in questo bellissimo teatro. Sì, aggiungo una cosa, credo che proprio anche il clima di serenità che c'è durante le prove, questa, non so, un po' come se non fossimo troppo in ansia da prestazione. Questa leggerezza. Sì, questa leggerezza ci aiuta anche a fortificarci e quindi ad arrivare belli carichi per la prima, perché questa bella energia che c'è durante le prove davvero fortifica il gruppo e i singoli e quindi questo è molto importante e aiuta anche a creare un'intesa maggiore tra il palco e la buca e con il direttore, che è meraviglioso. Sì, maestro Ciampa, veramente. Noi siamo molto amici. Noi anche con il maestro Ciampa abbiamo fatto tantissime cose e comunque questo connubio, questa unione ci permette di essere un momento serio in palcoscenico, quindi di fare il nostro mestiere, ma
momento successivo di scherzare senza nessun problema e quindi di abbassare un pochino questa tensione, i toni, eccetera, sì. Quindi di no, togliere un pochino questa tensione che ci può essere quando appunto tre sono i debuttanti. Cioè, ognuno ha poi il suo modo, il suo metodo. Io generalmente parto sempre leggendomi il libretto, dopodiché inizio con lo spartito, ma io il trovatore, per dire, l'ho studiato 2 anni fa la prima volta, senza averlo mai cantato. L'ho studiato perché l'ho preparato, poi l'ho messo da parte per quasi 1 anno e mezzo, non l'ho più cantato, e dopo, da mezz'anno a questa parte, ogni tanto, durante le varie produzioni che ho fatto, ho iniziato a ricanticchiarmelo e metterlo sempre più, noi diciamo, in gola, proprio per far abituare appunto il nostro organo a questo tipo di canto e a questo tipo di ruolo. Ogni ruolo ha le sue difficoltà. Io per esempio ricordo anche quando ho dovuto preparare Dandini, che per me era veramente un ruolo limite perché aveva un sacco di agilità, in questo caso una cosa completamente differente, ma anche in quel caso sono partito 1 anno prima a prepararlo, perché essendo un ruolo molto diverso da quelle che sono le mie caratteristiche vocali, se vogliamo dire, ho dovuto lavorare molto su, appunto, sulla leggerezza, sulle colorature in quel caso, e in quest'altro ho dovuto fare altri tipi di ragionamento. Beh, personalmente, quando penso di poter preparare un ruolo, se ho l'opportunità di farlo, preferisco anch'io iniziare molto prima a leggerlo, e mi piace magari anche provare prima le arie in concerto, magari. Se ho l'occasione di testarmi, a me piace farlo perché poi mi dà serenità. E nel caso di Leonora è stato anche per me un ruolo che io ho iniziato a studiare 2 anni fa, perché durante il lockdown, nel periodo del Covid, avevo individuato 2 o 3 titoli, 3 o 4 forse, che mi sarebbe poi piaciuto debuttare, e li ho messi in cantiere, li ho studiati e li ho lasciati riposare, e poi è capitato, a dire la verità, è capitato che io ne abbia già debuttato 1, adesso il 2º, poi arriverà anche il 3º, ma quasi casualmente, anche se per quanto mi riguarda poi il caso non esiste nella vita, però vedi, forse ci sono delle cose che ci attiriamo, e comunque anch'io sulla possibilità, mi piace lavorarli in anticipo per poterli assimilare anche vocalmente e poi psicologicamente, perché più tu lasci maturare un personaggio o la musica relativa a quel personaggio, più quello diventa parte di te, e anche poi lo puoi modificare e rivedere nel tempo, quindi sì, a me poi piace arrivare, ma come anche loro, ho visto, super preparati alle prove, sì, siamo abbastanza non si possono avere delle grandi sicurezze, no. Io su questo sono stato sempre molto ligio, perché avevo sempre gli incubi di arrivare impreparato, anch'io. Ma proprio gli incubi di notte, non so voi, quindi pensavo, arrivo, non so la musica, non so le parole, mi scordo, le parole, no, sì, non deve succedere. Allora, per quanto mi riguarda, per me è stato un po' un'escalation, perché credo, rispetto a Mattia e Francesca, sono entrato in Verdi già un pochino prima, con Miller, con Luisa Miller, con Lombardi, quindi diciamo che sono anche noi fatto con Alfredo, sì, tantissime volte, appunto con Francesca tantissime volte, quindi diciamo nella mia vocalità Verdi è stato un pochino più presente, e quindi l'ho studiato forse un po' dopo rispetto a voi, diciamo non così tanto tempo. Però sì, anche io studio chiaramente prima la trama, no? La storia, devo sapere chi è il trovatore, chi è Marrigo, capire se ci sono delle caratteristiche che mi possono un pochino avvicinare a questo personaggio, in questo caso appunto la gelosia, no? Perché se andiamo a vedere, il trovatore è una storia molto moderna, no? Cioè lui è... Con questo regista è stato molto carino, perché lui ha un po' svecchiato quando ci ha spiegato la trama di Trovatore, che anche per noi è una trama molto difficile, che molti ancora non conoscono. Sì. Però ci ha detto appunto, tu Marrigo sei l'Elvis della situazione, quindi fai la tua serenata da un anno sotto le finestre di Leonora, però c'è anche il conte che la va sempre a visitare, la vuole incontrare, eccetera, eccetera. Quindi è un po' terrorizzato da questo Marrigo, perché sente sempre appunto che arriva con il suo liuto, eccetera, e canta questi bellissimi
queste bellissime serenate. E quindi c'è, soprattutto proprio nel primo atto, nel terzetto, c'è proprio questo scontro, no? Cioè lui entra pensando di incontrare subito Eleonora, che però sta con me, diciamo, pensando... il conte si cela sotto, no, un mantello buio, eccetera, nel buio, e lei arriva e pensa che quella persona sia Manrico, in realtà è il conte. Quindi quando Manrico arriva e trova lei con il conte, pensiamo, no, a tre giovani, io arrivo, ti faccio una serenata, ma tu vedo che stai con l'altro che io so che... diciamo, a cui tu piaci, no? La prima cosa è, dico, infida. Appunto, no? Cioè, sei una persona di cui non mi posso fidare, cioè, e diventa geloso, c'è uno scontro, no? C'è lo scontro, diciamo, del, tra virgolette, del maschio alfa, cioè, io sono più piacione di te, no, io, lei è innamorata di me, c'è questo scontro che... Si vede tutto quello che ha scritto, che ha composto Verdi, che non sono solo le note, ma sono anche le dinamiche, i piani, che molto spesso non combaciano per la maltradizione, vogliamo chiamare così, con quello che poi ascoltiamo sul disco, no? E quindi molte volte ti trovi a vedere molti, molti più colori che, appunto, nel nostro caso vanno più sul tema lirico, no? Sul tema non spinto, non eroico, di quanto si possa ascoltare nei dischi. Quindi io vado prima a vedere tutti questi piani, questi colori, queste cose, che cosa vuol dire quell'aria, perché canto quel passaggio, cosa voglio comunicare. Dopo quello, dopo che veramente ho imparato e ho letto benissimo quello che c'è nello spartito, posso andare a sentire una registrazione, e cerco una registrazione che sia quanto più possibile vicina a quella che ha scritto, vicino a quello che ho composto Verdi. Molto spesso è bellissimo anche, però non è così. Quindi vado a cercare quello. Poi c'è sicuramente, almeno per quanto mi riguarda, ma credo per tutti, la parte più difficile, che è la memoria. Perché noi impariamo 300 pagine di musica, e questo penso che sia un tema che molto spesso, almeno personalmente, mi viene chiesto: ma come fai? Io non mi ricordo neanche come mi chiamo, te... impari 300, neanche io mi ricordo spesso come si chiamano le persone, però imparo 300 pagine di spartito. Quindi vado là e dico: come faccio? Vado al loop, come i giovani che ascoltano un rap, eccetera, che dicono poi l'imparo. Io personalmente vado al loop, cioè mi ascolto una registrazione 30 volte, anche la mia volendo, cioè mi registro, me l'ascolto 30 volte. Quando io mi alzo la mattina, che ho il testo, e soprattutto, questo è paradossale, l'intonazione giusta, senza lo spartito, esatto, allora dico: ah, cavolo, l'ho imparata. Quindi quando ho quel loop, è una cosa veramente che, almeno chi mi sta vicino, la mia compagna e tutti, cioè tutti mi vedono che io cammino e canto, ah, sì, bello, vuole essere... Gente che dice: parla da solo. No, è perché sto imparando l'opera, adesso fanno scherzi. Sento le voci. Quello, quindi imparare un'opera a memoria è una cosa difficile ma possibile. Non so se per tutti, però possibilissimo. Basta essere un pochino fissati e logorroici, se vogliamo dire, su questo. Quindi questo è un pochino il lavoro che...